fin dall'inizio in questo libro si può sentire che anche se si parla tanto di corpo, in realtà si parla di spirito. E si sente che parlando di corpo si affronta tutta la via spirituale con tutti i suoi aspetti, quello sensoriale, quello emozionale, quello del piacere, quello sentimentale e poi quello energetico. Mi è piaciuto scriverlo proprio perché ho cercato questo tipo di linguaggio, che fosse rivolto a tutte le persone, diciamo dai maggiorenni in su, che sono interessati a cercare nella parte materiale della nostra esistenza qualche cosina dentro che è un po' meno materiale, nel senso che appunto il corpo, la sessualità, il cibo, che in realtà dentro ci sono delle altre sostanze dense che sono quelle che ci portano nel viaggio spirituale. Perché quando l'energia erotica passa dentro di noi fa un bel casino, nel senso che è abbastanza forte e ci scuote, e in quel momento o ci chiede di essere più presenti, ascoltarla, o ci chiede di essere più autentici, cioè veramente in contatto, perché altrimenti si fa ginnastica sessuale, e questo libro non parla della ginnastica sessuale. Parla dell'incontro erotico anche, non solo, come incontro profondo con l'altro, con me stesso e con l'altro. Mi piacerebbe che le persone contattassero lo stato del cuore e avessero delle relazioni che si riempiono d'amore, che sembra una frase dei Baci Perugina. Però nel senso di smettere di essere, di giudicare l'altro e di essere l'uno contro l'altro, nel senso di accoglienza e disponibilità totale verso l'altro, verso la vita, perché se si vive così la vita è bellissima anche quando ci sembra bruttissima.